Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare delle minacce e delle intimidazioni all'assessore alla sanità Silvio Paolucci, mentre proseguono le indagini per accertare chi abbia inviato la busta con il proiettile all'assessore. Questa mattina, a margine di una conferenza stampa convocata in Regione, Paolucci è tornato a parlare appunto della vicenda che lo ha coinvolto con il proiettile arrivato per posta nell'ufficio aquilano dell'assessorato alla sanità. Sentiamo che cosa ha dichiarato nel servizio di Paolo Renzetti. Tiene ancora banco la vicenda inquietante del proiettile recapitato qualche giorno fa all'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, che questa mattina, a margine di una conferenza stampa convocata per parlare della riabilitazione sanitaria nella nostra regione, a proposito di una eventuale scorta che potrebbe essergli assegnata, si è così espresso. Non ne ho la minima idea e spero ovviamente di no. Non sono valutazioni che faccio io e sono, diciamo, ragionevolmente fiducioso che il lavoro che si sta portando avanti è tale da, insomma, da far proseguire quell'accertamento in modo del tutto sereno per quanto mi riguarda. L'assessore, così come a caldo, ha parlato di un gesto grave, isolato, ma riconducibile ad uno sconsiderato. All'inizio legislatura ci sono stati un paio di consigli regionali particolari, anche con delle manifestazioni fuori, però non di assolutamente e minimamente paragonabili a questa portata che a mio avviso resta assolutamente, diciamo, il gesto individuale di uno sconsiderato. Quanto accaduto appare comunque direttamente collegato alla gestione della complessa e delicata macchina sanitaria sul territorio della regione. Credo che sia un gesto di uno sconsiderato, individuale, e che in qualche modo però richiama i temi della sanità. C'è tanta sensibilità attorno al tema della sanità, molto complessa da gestire, da governare e da comunicare. Quindi a volte le tensioni si amplificano a maggior ragione. Però se posso permettermi su questo ultimo tema, non collegando le vicende, perché non siamo affatto in grado né di collegarle, né tocca a me collegarle, né credo che siano collegate, a dire il vero, però l'utilizzo più appropriato del linguaggio, soprattutto degli aggettivi e dei sostantivi, di chiunque abbia un ruolo, istituzionale o no, e comunque al di là del ruolo istituzionale di chi ha un ruolo di governance della cosa pubblica, a mio avviso aiuterebbe a far comprendere, a gestire, a governare questa fortissima complessità che il settore sanitario comunque riveste. Ha paura? No, assolutamente no. Restiamo alla cronaca perché sono destinate a proseguire ancora le indagini sulla banda della Marmotta. I cinque componenti arrestati ieri dai carabinieri della compagnia di Chieti potrebbero essere solo una parte di una più complessa organizzazione criminale. Andiamo a vedere insieme il servizio. Quello inferto ieri alla banda della Marmotta è certamente un duro colpo, ma l'organizzazione criminale non è ancora totalmente sgominata. Infatti le indagini proseguono perché carabinieri e procura di Lanciano, nell'operazione rocambolesca portata a termine domenica notte, sono riusciti a catturare cinque componenti della banda che gli investigatori presumono sia però molto più ampia. La banda della Marmotta, che prende il nome dalla modalità con cui vengono fatti saltare in aria i bancomat, con l'esplosivo piazzato all'interno degli sportelli automatici, ha le sue radici nella provincia di Foggia, ma preferisce mettere a segno furti e rapine nel Sangrino, dove, soprattutto in piccoli centri, il controllo delle forze dell'ordine è meno capillare. La verità è che la pressione delle forze dell'ordine, dei carabinieri in particolare a Foggia, sta dando ottimi risultati. Quindi le batterie del foggiano, che sono famose per essere professionisti nelle rapine e negli assalti a bancomat, stanno cercando nuovi territori. Si sono avvicinate al Teatino perché pensano che i paesi possano dare, soprattutto quelli della premontagna, possano dare una maggiore sicurezza e sono sull'asse autostradale. Ci sono voluti mesi di indagini e vari colpi messi a segno a ripetizione in tutta l'area frentana e della Val di Sangro per riuscire a tracciare i movimenti dei malviventi e quindi tendere loro la trappola. Azione che ieri notte ha anche rischiato di finire in tragedia quando un ignaro gruppo di ragazzi del posto a bordo di una 156 è piombata sul luogo dell'assalto proprio mentre i carabinieri stavano per uscire allo scoperto e bloccare i rapinatori. Fortunatamente nel conflitto a fuoco con i malviventi c'è stato soltanto un ferito, cioè uno dei banditi.
banditi che, imbracciando un Kalashnikov, aveva il compito di guardare le spalle ai complici. Ha riportato la frattura della tibia e, dopo le cure mediche all'ospedale di Lanciano, ha raggiunto in cella i suoi sodali nel carcere di Villa Stanazzo. La guardia, assicurano i carabinieri, resta sempre alta perché la banda della Marmotta sceglie i componenti di volta in volta a seconda del colpo e quindi, una volta riorganizzatasi, potrebbe tornare nuovamente a colpire in Abruzzo. Gli arresti di ieri, inoltre, testimoniano come la nostra regione e soprattutto la bassa provincia di Chieti siano un territorio in cui i tentativi di infiltrazioni malavitose dalla Puglia e dalla Campania siano più che una realtà, con la connivenza di basisti locali in grado di segnalare i punti deboli sul territorio. E a riprova di quanto detto nel servizio, proprio nelle scorse ore c'è stata un'operazione vasta dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Teramo, sia nel teramano che nel foggiano. Eseguite una decina di ordinanze di custodia cautelare che sono state emesse dal GIP del Tribunale di Teramo Roberto Veneziano nei confronti di altrettanti componenti di una banda che si ritiene responsabile di una serie di assalti ai bancomat con l'esplosivo, riconducibili dunque sempre alla cosiddetta banda della Marmotta. Le ordinanze hanno raggiunto persone con precedenti specifici a Cerignola in provincia di Foggia e a Tortoreto. Quest'ultima città del teramano sarebbe il centro delle persone che sono ritenute i basisti dei colpi. L'inchiesta, condotta dai militari diretti dal tenente colonnello Luigi Delle Grazie, è scattata diversi mesi fa, quando il teramano è stato devastato da assalti ai dispositivi elettronici di erogazione del denaro, soprattutto nelle filiali della banca Tercas, cioè la popolare di Bari, e avevano individuato nell'appoggio locale la pista che ha poi portato a identificare gli autori di 9 dei complessivi 21 assalti, la maggior parte dei quali effettuati con esplosivo, messi a segno dal 20 ottobre 2016, 15 dei quali presso istituti, come detto, dell'ex banca Tercas. Un calcolo approssimativo della refurtiva dei 9 colpi fino ad ora accertati a carico di questa banda sarebbe fruttato all'incirca 200.000 euro. E proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo all'Aquila. Arrestati 2 pusher dalla squadra mobile grazie anche alla recente applicazione per smartphone denominata UPOL. Sono stati sorpresi a dissotterrare panetti di droga in un paese nella periferia dell'Aquila. Vediamo insieme il servizio. Sono stati arrestati 2 pusher stranieri mentre recuperavano la droga nascosta sottoterra. Ad effettuare l'operazione la squadra mobile dell'Aquila, coordinata dal dottor Tommaso Niglio, d'intesa con il sostituto procuratore, il dottor Fabio Picuti. Ad essere tratti in arresto 2 cittadini stranieri, un 50enne macedone e un 30enne albanese, per detenzione di sostanza stupefacenti. I poliziotti hanno sorpreso i 2 pusher in prossimità di un rudere in località Genzano di Sassa, mentre dissotterravano 8 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 800 grammi. Nel corso della perquisizione effettuata presso il domicilio dei 2 arrestati è stata rinvenuta e sequestrata una somma di circa 1.000 euro, frutto dell'attività di illecita vendita di sostanze stupefacenti. Il cittadino macedone è stato anche denunciato perché inottemperante all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, in quanto soggetto con numerosi precedenti penali. Da tempo gli investigatori erano sulle tracce di 2 stranieri segnalati attraverso l'applicazione UPOL presentata recentemente da cittadini aquilani, in quanto erano stati visti sostare ripetutamente per brevi lassi di tempo nel corso dei fine settimana in prossimità di locali frequentati da giovani appena maggiorenni. Lasciamo la cronaca, adesso parliamo di politica. Il Movimento 5 Stelle torna a polemizzare con il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso per il doppio incarico di presidente della regione e senatore. Questa mattina il consigliere regionale Sara Marcozzi ha illustrato la posizione del Movimento Pentastellato sulla questione della presunta incompatibilità del presidente D'Alfonso. Sentiamo il servizio. Per sancire l'incompatibilità del presidente D'Alfonso, consigliera Marcozzi, voi vi rivolgete al Tribunale dell'Aquila.
Sì, beh, questo è l'ultimo atto dal momento che il buonsenso del Presidente D'Alfonso non c'è stato, il buonsenso della Giunta per le elezioni non c'è stata e la maggioranza del Presidente D'Alfonso all'interno della Giunta per le elezioni ha deciso di preferire la carriera politica del Presidente Senatore alla, come dire, all'istituzione Consiglio regionale. Abbiamo deciso da cittadini di depositare un ricorso al Tribunale ordinario dell'Aquila, un ricorso in materia elettorale che finalmente sancirà, come dire, la decadenza del presidente senatore. Quando arriverà questa decisione, il giorno dopo cosa vi aspettate che possa accadere? L'unica cosa che potrà accadere quando il Tribunale dell'Aquila dichiarerà decaduto il presidente D'Alfonso da appunto la sua carica di presidente e consigliere regionale, il presidente del Consiglio di Pangrazio non potrà che convocare il Consiglio regionale, sciogliere il Consiglio regionale, il vicepresidente Lolli, indire le elezioni entro 3 mesi dallo scioglimento. E a chi dice che c'è comunque un Senato della Repubblica che di fatto non è operativo, lei cosa risponde? Rispondo che è per colpa di una scellerata legge elettorale che è stata votata dal Partito Democratico e dal centrodestra. Ancora politica, andiamo a Teramo, dove questa mattina c'è stata la presentazione della prima lista che scenderà in campo alle prossime elezioni. Si tratta di Futuro In, che appoggia Gian Donato Morra come candidato a sindaco, lista ispirata dal vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, lista che promette di puntare sul rinnovamento competente. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. 32 persone, 17 donne, 15 uomini, età media 42 anni, pochi gli ex consiglieri comunali, piuttosto giovani professionisti che hanno scelto di scendere in campo alle prossime amministrative con Morra sindaco. È la lista di Futuro In, ispirata dall'attuale vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti e che si presenta alla città come speranza di rinnovamento politico. Quali sono le caratteristiche principali di questa lista? È una lista dove ci sono 17 donne e 15 uomini, ha un'età media di 42 anni, 27 candidati non sono mai stati in consiglio comunale, 5 hanno avuto delle esperienze, per quello che abbiamo parlato di rinnovamento competente, 4 sono imprenditori, 3 sono presidi, dirigenti scolastiche, 2 avvocati, 2 veterinari, 3 dipendenti del settore privato, 3 dipendenti del settore pubblico, un geometra, un architetto, un commercialista, un ingegnere, c'è un po' di tutto, come è giusto che sia, mi sembra che rappresenti adeguatamente quello di cui ha bisogno la città, poi lo decideranno i teramani ovviamente. Quale sarà il loro messaggio, il messaggio di questi giovani? Un messaggio di umiltà, di passione e di coesione, è qualcosa che è mancato nel recente passato e che rappresenta la base minima per poter far ripartire la città. Che percentuale si aspetta? Non lo so, perché sono riuscito a convincere a candidarsi che è una cosa sana, che è una cosa sana, ogni tanto qualcuno va in giro con le spillette, non sono candidato, non è un pregio, la spilletta dovrebbe essere sono candidato e mi metto a disposizione della città, mi sottopongo al giudizio dei miei concittadini e ne ho convinte 56, 57, 58 di persone a candidarsi, chi ha scelto, ha preferito un percorso civico si candida con Futuro In, chi ha preferito un percorso partitico si candida con Forza Italia, quello che mi interessa è la somma e soprattutto quello che mi interessa è la somma del candidato sindaco Morra. Andiamo avanti adesso, voltiamo pagina, nuove bandiere blu per l'Abruzzo e sono 9 quest'anno, una in più rispetto al 2017, grazie all'ingresso tra i comuni premiati dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale del comune di Scanno con il suo lago, uno dei 16 inseriti nella classifica 2018. Conferma inoltre per 8 località riverasche giudicate in base a 32 criteri, tra i quali la gestione del territorio, gli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la vivibilità in estate, la valorizzazione delle aree naturalistiche. I comuni sono Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi in provincia di Teramo, Fossa Cese, Vasto e San Salvo in provincia di Chieti. Tra i 70 approdi premiati dalla FE nel 2018 arriva la conferma per il porto turistico Marina di Pescara, l'unico nel tratto di Adriatico fra San Benedetto del Tronto e Manfredonia.
Adesso invece ci occupiamo di sanità e torniamo all'Aquila. La ASL aquilana riduce le perdite e guarda al futuro per il manager Tordera. Si è fatto addirittura meglio rispetto ai paletti fissati da Regione Abruzzo. Sentiamo. L'ASL dell'Aquila riduce le perdite di 7 milioni e mezzo di euro, facendo meglio di quanto previsto dai vincoli regionali. Nel giro di un anno, tra il 2016 e il 2017, la direzione ASL ha ridotto infatti le perdite di oltre 7 milioni e mezzo di euro, recuperando più di 300 mila euro rispetto agli obiettivi chiesti dalla Regione Abruzzo. Il risultato, raggiunto dall'attuale governance dell'azienda sanitaria guidata dal manager Rinaldo Tordera, assume ulteriore valore alla luce dell'attuale contesto sanitario, caratterizzato da ridotte disponibilità finanziarie e risorse umane limitate. L'ASL ha chiuso il bilancio del 2017 con una perdita di 13 milioni, a fronte di un passivo che nel 2016 era stato di 21 milioni. Dal confronto delle due annualità di esercizio emerge che le perdite sono state ridotte di 7 milioni circa, un risultato persino migliore di quello atteso dalla Regione, fissato in 7 milioni 300 mila. Ciò è dovuto al fatto che lo scorso anno la ASL è riuscita a ridurre il passivo in misura superiore al 33,8% del debito del 2016, così come fissato dalle percentuali della Regione. L'importante risultato, ha dichiarato Tordera, non è solo il frutto del contenimento della spesa, ma anche di un'accorta razionalizzazione e attenta gestione delle risorse umane e non. Fondamentale nel raggiungimento di questo impegnativo obiettivo è il sostegno della Regione, ha detto Tordera. È motivo di soddisfazione, ha detto Tordera, essere riusciti a far quadrare i conti, garantendo al contempo i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria, assicurando l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia dell'azione amministrativa. Tra le misure correttive introdotte va rimarcata la riduzione dei costi negli acquisti di beni e servizi della ASL, ottenuta in virtù della revisione di numerosi contratti con le imprese interessate. Tordera, sulla base dei risultati di bilancio già acquisiti, prevede ulteriori riscontri positivi per la fine dell'anno corrente. Adesso ci spostiamo a Chieti. In tanti, provenienti da vari centri abruzzesi, hanno aderito alla manifestazione organizzata dal gruppo Chieti Cammina Sotto le Stelle. L'idea è stata quella di organizzare una camminata nella storia teatina. Sotto la guida del professor Paolo Rapposelli, la camminata ha toccato Piazza Malta, Porta Pescara, l'ex pescheria, il Duomo di San Giustino, il Teatro Marucino, i Templi Romani, il Teatro Romano, i Musei della Civitella e quello nazionale, oltre alle Terme Romane. Adesso andiamo ad ascoltare insieme le interviste a Katia Scacco e Iva Lombardi, che sono due delle organizzatrici della passeggiata. Vediamo. Questa giornata, perché in Abruzzo esiste una bellissima realtà per cui altre città di Abruzzo hanno camminatori che camminano come noi, e quindi oggi li accogliamo nella nostra città per fare vedere loro le bellezze paesaggistiche e anche monumentali della città. Quindi noi vogliamo realizzare oggi un percorso, una camminata di 5 chilometri, attraverso la città, e vogliamo far appunto apprezzare le bellezze archeologiche e artistiche della nostra città. Camminare insieme è vincente, in quanto è meno faticoso e c'è un risvolto relazionale molto importante. Noi camminiamo tutto l'anno, due volte alla settimana, e perché appunto noi crediamo in questo valore del camminare insieme soprattutto. Ora la pagina dello sport. Iniziamo dalla Serie B. Dopo il punto prezioso colto a Novara, il Pescara è un passo dalla matematica permanenza nella categoria. Domenica altro scontro diretto con l'Ascoli all'Adriatico Cornacchia. Il tecnico Pillon ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che dunque tornerà a lavorare domani con una doppia seduta. Intanto ai nostri microfoni ascoltiamo il centrocampista Luca Valzania, che è andato in gol due giorni fa al Piola e che parla, tra le altre cose, del suo futuro. Sentiamo. Non sei di proprietà del Pescara, ma ti chiedo, sarebbe per te, saresti felice di continuare questa avventura in riva all'Adriatico la prossima stagione? Allora, sì, sicuramente in giro d'andata ho avuto qualche difficoltà nel giocare, verso la fine avevo trovato un po' più di spazio, anche qualche gol, e quindi per quel motivo lì, visto che mi sentivo comunque cresciuto e pronto a giocarmela, sono voluto rimanere perché avevo sposato questa spiazza, questo progetto, e quindi a tutti i costi sono voluto rimanere.
Ti dico la verità, ora il mio obiettivo è arrivare alla salvezza matematica prima di tutto, poi essendo di proprietà dell'Atalanta cercare di giocarmi un posto sulla Bergamo. Poi se in un modo o nell'altro l'Atalanta pensa che ancora magari debba fare un altro campionato in B, penso che Pescara sia la prima piazza che mi rivolgerò e che cercherò di tornare. Ho fatto una bella stagione a livello personale, sono contento e quindi sicuramente sono contento di questa stagione. Mi sono tra virgolette affezionato, nel senso sono stato bene quest'anno e quindi sicuramente magari rispetto ad altre piazze non dico che è un punto in avanti, nel senso verso magari le scelte, però il calcio alla fine non si sa mai come va, quindi non lo so, però sicuramente a Pescara ci ritornerei volentieri. Scendiamo di categoria, non è bastato un secondo tempo tutto cuore al Teramo per superare la Reggiana. I biancorossi vanno sotto tre volte, riescono sempre a rimontare, ma pagano alcuni errori grossolani e un palo che nega la vittoria al 96esimo. Aumentano i rimpianti, vista la sconfitta del Gubbio a Padova, il Teramo manca dunque l'opportunità della salvezza diretta e ora tutto si deciderà nella doppia sfida contro il Vicenza, con le date fissate al 19 e 26 di maggio, gara d'andata in terra veneta. Vediamo il servizio e poi un estratto dell'intervista all'allenatore del Teramo, Zichella. Non c'è stato il miracolo al Bonolis, il Teramo si giocherà la permanenza in Serie C playout con il Vicenza in una coda della stagione regolare da brividi, ma il rammarico è grande perché una vittoria sarebbe bastata per ottenere la salvezza diretta a causa dei risultati favorevoli arrivati dagli altri campi. Certo che se il Teramo avesse giocato in questo finale di torneo come nel secondo tempo con la Reggiana probabilmente le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. C'è però la speranza del ricorso della Procura federale sul proscioglimento del Sant'Arcangelo con un'eventuale penalizzazione di 2 punti per i romagnoli che permetterebbe al diavolo di salvarsi. Formazioni e moduli quasi annunciati al Bonolis con i padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. All'11esimo spavento per i biancorossi con Speranza che rischia l'autogol mandando la palla sul palo della porta di Calore prima della conclusione alta di Rosso che però era terminato nel frattempo in fuorigioco. Il Teramo si rende pericoloso al 13esimo con un tiro di poco fuori misura di Ventola sul capovolgimento di fronte poi Cesarini in area teramana ad alzare sopra la traversa. Le due squadre attaccano e giocano a viso aperto con la rete ospite al 19esimo di Eric Panizzi con una conclusione spettacolare di Piatto che mette alle spalle di Calore la sfera. Gelo sugli spalti del Bonolis con i ragazzi di Zichella che rispondono con panico al 23esimo con un tiro alto. Gli abruzzesi fanno come spesso in stagione una gran fatica a proporre gioco e creare occasioni da rete. Al 34esimo c'è però un'opportunità per Baras che conclude fra le braccia di Facchin. Al 36esimo Zichella opera già la prima sostituzione mandando in campo Amadio per Tulli infortunato. Nella ripresa si riparte con San Domenico e Gondò al posto di Panico e Varassi. Biancorossi passano così al 4-3-3. Zichella alza infatti il baricentro della squadra con San Domenico che al quinto quasi dal limite di destro colpisce la traversa prima della rete di Amadio che da 20 metri supera Facchin e rianima per qualche istante la sua squadra che subisce però 2 minuti dopo la rete di Bob che da oltre 30 metri con un tiro che non sembra irresistibile, sorprende ancora Calore. Di nuovo tutto da rifare per i padroni di casa che all'11esimo arrivano ad un passo dal nuovo pareggio con una diagonale di Condò a cui dice no Facchin prima del servizio di San Domenico per Sales che viene però anticipato prima della conclusione. Il Teramo ci mette in questa ripresa cuore e grinta che erano mancate però nel primo tempo e soprattutto per gran parte della stagione. Al quarto d'ora proteste vibranti in casa Teramo per una caduta in area emiliana di Condò. Il penalty arriva però al 17esimo quando il fischietto ternano punisce un tocco con la mano di Bob in area. Bacio Terracino non sbaglia e mette il pallone in rete. In campo c'è un altro Teramo, una squadra letteralmente scatenata che arriva al 22esimo ad un passo dal 3-2 con un colpo di testa di Graziano che manca di pochissimo il bersaglio grosso. La Reggiana appare in difficoltà. I ragazzi del presidente Campitelli cercano di approfittarne per il sorpasso. Al 37esimo Gondò si divora però davanti a Facchin incredibilmente il gol del 3-2 e come spesso accade nel calcio, al gol mangiato arriva il gol subito con Napoli che va a segnare la rete del nuovo vantaggio reggiano e che fa piombare la squadra del presidente Campitelli nel dramma. Ma il calcio non a caso lo sport più bello del mondo, visto che al 40esimo
Massimo Ilari fa 3-3, riaccendendo di colpo le speranze dei biancorossi, che chiudono assediando letteralmente l'area di rigore della Reggiana e trovando il palo clamoroso di Gondò al 96esimo in quello che sarebbe potuto essere il gol della salvezza diretta. Così non è stato con il pensiero che va alla doppia sfida con il Vicenza e con il Teramo, che come nella passata stagione potrà salvarsi anche con due pareggi. Si giocherà la gara di andata al Menti, il ritorno una settimana dopo a Teramo. A 20 minuti dalla fine della partita mi chiede quanto rammarico ho, cosa le devo dire? Da 1 a 10? 100. Tantissimo rammarico, c'ho ancora la visione del palo di Gondò, se la palla lì va dentro è finita la partita. Il calcio è questo, bisogna di nuovo rimboccarsi le maniche e lavorare, abbiamo 2 settimane per fare i play-out. Da martedì cominciamo a lavorare, abbiamo una settimana di lavoro completo senza avere l'assillo della partita e poi dopo avremo i play-out e ce le giocheremo alla grande. Andiamo in Serie D, clamoroso epilogo nella lotta al vertice. Il Matelica fallisce un rigore, viene superato al Dei Marsi dall'Avezzano. La squadra di Giampaolo, già certa del terzo posto, onora l'impegno e si impone con una prodezza del solito Dos Santos. Domenica prossima, sempre al Dei Marsi, semifinale playoff contro il Pineto. Vediamo. La fine è amara di una stagione stregata, le lacrime del Matelica sotto gli spalti dei 300 arrivati per festeggiare la vittoria del campionato. Così non è stato, al Dei Marsi passa l'Avezzano, cinico, spietato, e l'Avis Pesaro fa festa a 227 km di distanza. Giampaolo fa turnover, ci sono D'Ambrosio e Scutti, larghi in difesa, Menna e Tariuk centrali, Bisegna e Bianciardi a centrocampo, Deramo e Pollino sugli esterni, Cerone e Dos Santos a formare il solito binomio d'attacco. Matelica senza la sua punta di diamante, Andrea Grassi, capocannoniere biancorosso, squalificato per 3 giornate, manca anche Mancini, infortunato. Non c'è se e non c'è ma, anche contro una corazzata come l'Avezzano. La vittoria è l'unica soluzione contemplata. L'ingresso in campo è una passerella della capolista e della terza potenza del campionato. Il primo colpo al quarto è dell'Avezzano, bella manovra corale, servizio per Dos, che spara a filo palo, si alza la bandierina dell'assistente. Al nono Bianciardi scalda il piede, Cherezovic in presa diretta. Minuto 24, Gabbiadini. Bianelli vede il corridoio da fuori, scarica la botta, Fanti si rifugia in angolo e proprio sul corner che ne scaturisce confusione nella mischia, Callegaro trova la sfera in uscita e prova la conclusione di Potenza, ancora Fanti a dire di no. 36esimo, l'Avezzano manovra dalla destra, traversone basso ad attraversare l'intera area di rigore, Pollino a rimorchio non trova lo specchio. Il Matelica prova ad impensierire la retroguardia di casa, Brentan guadagna metri sulla destra, mette il cross raso terra, Fanti è sulla traiettoria. Incredibile si materializza al 40esimo, il direttore di gara indica il dischetto sul tocco di mano di Scutti, calcio di rigore sul punto di battuta, Vacchiere Mateng, Chicco Fanti blinda la porta e blocca il pallone, la Nord ai suoi piedi. E guardate cosa fa il portiere avezzanese al 44esimo sulla botta ravvicinata avversaria, è lui la bestia nera del Matelica. Si torna negli spogliatoi con gli animi divisi a metà, la capolista prende il vantaggio della Vis, tutto si deciderà in 45 minuti. Non cambiano le formazioni a rientro in campo, Bisegna battezza la ripresa, botta dalla distanza, sfera sul fondo. Al decimo, sull'ennesima parata di Fanti, sembra che il copione non sia cambiato. Al 14esimo, calcio di punizione, Matelica da posizione molto interessante, lo Sicco va dritto in porta ma manca di precisione. Primo cambio voluto da Tiozzo, fuori Angelilli, dentro da Polonia. 3 minuti dopo, cambio anche in casa Avezzano, Cerone richiamato ai box, campo a Michele Priorelli. E arriva l'episodio che sconvolge la scala dei pronostici, lancio di precisione di Bianciardi per Dos, che taglia verso Cherezovic e lascia partire il sinistro, che si infila sotto l'incrocio e fa 21 sul conto dei gol personali. È lui sempre di più il capocannoniere del campionato. Tiozzo subito ai ripari, triplo cambio, fuori Lillo, De Gregorio e Chiere Mateng, dentro Tonelli, Riccio e Oliveira. Giampaolo richiama Pollino e Deramo, spazio ha ritrovato Denis, Besana e Marco Acatullo. Al 40esimo si vede il Matelica con Gabbianelli, Fanti battezza fuori. Un minuto dopo, Cuccato alla palla del pari, poco lucido.
lucido il neo entrato, azione sfuma. Nel finale c'è spazio anche per Persia per far rifiatare Bianciardi, passerella per bomber Matheus Dos Santos dentro De Rochis. E allora la tegola per l'Avezzano allo scoccare del 45esimo, fallo di Persia all'altezza della propria tre quarti per Di Graci, Di Como e rosso diretto. Persia salterà la semifinale playoff contro il Pineto. Saranno 7 minuti di recupero, ma davvero non accadrà più nulla. Finisce 1-0 per l'Avezzano, 17esimo risultato utile consecutivo, miglior difesa del campionato, e domenica al De Marsi sarà la volta del Pineto. Il Matelica consuma il suo personale dramma sportivo. A Castelfidardo l'Avis Pesaro si lascia andare all'entusiasmo, mentre Tiozzo e i suoi raccolgono comunque gli applausi dei propri sostenitori prima di lasciare andare qualche lacrima e realizzare un pomeriggio duro da digerire. E allora andiamo a vedere proprio la partita dei prossimi avversari dell'Avezzano in semifinale. In una classica gara di fine stagione ricca di gol, il Pineto infligge una cinquina alla già salva recanatese, blinda il quarto posto. Al Tubaldi finisce 5-3 per la squadra di Amaulo. Roberta Di Sante. Finisce in poesia nella terra di Giacomo Leopardi per il Pineto, e domenica sarà derby playoff al De Marsi contro l'Avezzano di Giampaolo. Al Tubaldi di Recanati la squadra dell'ex Amaulo si impone 5-3 sulla recanatese e blinda il quarto posto. Alessandrini sceglie il 4-3-1-2 con Olivieri in cabina di regia dietro le due punte Pera e Falomi. Leggero turnover per Amaulo nel 4-3-3, tornano Mazzocchetti tra i pali, Esposito a sinistra, e con Tomassini non al top, lasciato precauzionalmente a riposo, in avanti il tridente composto da Di Rocco, Gragnoli e Farias. Appena tre giri di lancette il risultato si sblocca. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Pera, ben appostato sul secondo palo, approfitta del caos in area e insacca di testa per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Immediato arriva però il pari del Pineto, che porta la firma di Gragnoli, autore di una gran botta dai 25 metri che lascia impietrito Stefanelli. Le due formazioni giocano a viso aperto e danno vita ad una gara bella, avvincente e condita da ottime trame di gioco. Al decimo, sulla percussione di Esposito, Stefanelli ci mette letteralmente una mano, mentre due minuti più tardi Pepe insacca di testa sul corner di Pezzotti, ma il direttore di gara Ciato ravvisa una scorrettezza in area e annulla la rete. Ma il Pineto spinge in avanti ed è solo questione di tempo. A ribaltare il risultato al 23esimo ci pensa Di Rocco, che raccoglie il cross dalla sinistra di Gragnoli e piazza il pallonetto alle spalle dell'estremo marchigiano. La partita è viva e gli ospiti rispondono colpo su colpo. Al 24esimo il diagonale di Giaccaglia termina di pochissimo al lato, un minuto più tardi in mischia Falomi non ci arriva di un soffio. Ma la regola non scritta del calcio è sempre in agguato, e al 27esimo Di Rocco è velocissimo sulla destra ad accentrarsi dopo una gran sgroppata e piazzare il diagonale che vale il tris e la doppietta personale per il giovane pescarese. La recanatese però non ci sta e alla mezz'ora accorcia le distanze. Marchetti fa il pari con Gragnoli, raccoglie l'invito di Olivieri e piazza il pallonetto alle spalle di Mazzocchetti. Gran gol per l'ex Savona. Nel finale di primo tempo Pera prova a riportare il risultato in parità facendo valere tutto il proprio tasso tecnico, ma poi sbaglia leggermente la mira calibrando di poco sopra il 7. Il secondo tempo riprende sugli stessi ritmi elevati del primo. Al sesto Falomi fa le prove del gol. Un gol che si concretizza al 24esimo. Gran botta di Olivieri, respinge con i pugni Mazzocchetti. Giaccaglia raccoglie e mette il cross tagliato per Falomi, che riporta il risultato in parità. Tutto da rifare per la truppa di Amaulo, che però non demorde in una gara che si fa sempre più entusiasmante e si riporta in avanti dopo appena tre minuti con il neo entrato Ciarcelluti, che con una percussione delle sue scardina le maglie della difesa giallorossa e mette a segno il poker. Sul capovolgimento di fronte Marchetti sfiora l'incrocio dei 25 metri. È una gara senza esclusione di colpi, e al 32esimo c'è spazio anche per il gol dell'ex, quando Mariani raccoglie palla al limite dell'area e piazza la conclusione sotto l'incrocio per il 3-5. Nel finale c'è ancora tempo per il palo di Ciarcelluti, che potrebbe valere la sesta rete e lo spunto di Senigallesi, che termina di pochissimo al lato. Dopo tre minuti di recupero, festa e applausi per tutti. La recanatese, nonostante la sconfitta, festeggia la salvezza davanti al pubblico di casa. Il Pineto, autore di un'ottima prestazione, lancia un messaggio all'Avezzano. Ora l'appuntamento più importante domenica prossima al De Marsi per un finale di stagione da protagonisti. E
tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi per approfondire tutti i temi che ruotano intorno al Pescara. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.